Buongiorno a tutti, io sono Giorgio Soffiato, sono l'amministratore delegato di Marketing Arena, che è una social and digital agency. Faccio di mestiere anche il chiacchieratore attorno al mondo del digitale, tendenzialmente. E benvenuti a questo corso di Digital Update sul tema del Facebook Marketing. Mi è stato chiesto di raccontare un pochino quelle che sono le evoluzioni, ma anche le dinamiche del marketing su Facebook, e quindi lavoreremo un pochino assieme su questi temi. Pronti via? Prima di tutto, la cosa interessante è che questo corso dovrebbe essere un corso che non parla di troppo di advertising, quindi è un corso sull'organico, però abbiamo un problema, che l'organico tendenzialmente è più o meno che morto. Quindi, cosa significa che l'organico è morto? Significa che oggi possedere una property, una pagina, qualcosa di simile all'interno di Facebook, è un bel tema. È un bel tema perché non abbiamo una visibilità garantita, non abbiamo un'ampiezza di visibilità garantita dal social network, e quindi la primissima, soluzione che ci viene in mente è quella di pagare la pubblicità. Probabilmente è anche la soluzione più interessante, quindi per quanto questo non sia un corso sulla pubblicità, non sarò certo ambasciatore di un social network o social media senza pubblicità. Quello che dobbiamo fare è sicuramente dare visibilità al nostro contenuto e sapere alla velocità della luce che la portata, l'ampiezza organica, la possibilità che oggi ha Facebook di essere raccontato solo e semplicemente con i nostri contenuti è molto difficile da portare a casa. Quindi la prima cosa da fare è portare a casa contenuto e portare a casa la pubblicità necessaria, l'advertising, il boost, il turbo su questo contenuto necessario per fare il meglio possibile. Quindi quello che dobbiamo ricordarci un pochino tutti è che l'organico è morto quasi. Su quel quasi lavoreremo assieme. Lavoreremo assieme perché ci sono delle possibilità, ci sono delle opportunità che stanno attorno al mondo del contenuto. Non è tanto il fatto che esistano o meno possibilità di fare bene sul contenuto, quanto la difficoltà di costruire in tempi rapidi dei contenuti di valore. Oggi, quando io mi trovo ad andare a raccontare queste cose un pochino in giro per l'Italia, quello che dico è che abbiamo la responsabilità di non riempire di immondizia digitale quello che è il web. Quindi il nostro compito è quello di portare un contenuto di valore. Un contenuto di valore non è assolutamente facile da produrre perché oggi un contenuto non è di valore solo per il concetto che esprime, ma è di valore anche per il formato narrativo con il quale lo stesso viene espresso. Questo significa, per essere molto concreti, che un video per vari motivi performa meglio di un contenuto testuale. Quello che sappiamo tutti però è che realizzare un video è tendenzialmente più complicato che realizzare un contenuto testuale. Quindi là fuori, assieme a voi, dovrà molto probabilmente esserci qualcuno che di lavoro fa il videomaker, il designer, il grafico, il creativo, l'illustratore. Quindi tutte queste competenze che oggi non possono più essere ignorate quando si va a lavorare una content strategy all'interno di un canale come quello dei social media. Un punto da sottolineare è il fatto che oggi un contenuto nasce e viene sviluppato sicuramente per il canale, quindi esiste un momento in cui content is king, come si diceva una volta, ma distribution is queen, quindi il canale distributivo diventa la regina della baracca. Però un contenuto è sempre un contenuto, quindi non partirò da Facebook per disegnare una strategia, ma partirò da un contenuto che dovrà essere in qualche modo seduto all'interno di una piattaforma in cui oggi si comportano delle persone in maniera diversa e in maniera sicuramente particolare.